Buongiorno, siamo in diretta, oggi è il 13 agosto 2019 e sono le ore 9:45. E dunque stiamo trasmettendo qui a Letteralmente Radio by Yoga Network. L'indirizzo email è radioyoganetwork@gmail.com. Letteralmente Radio è una radio con tante radio dentro. Questo è l'oroscopo di oggi e iniziamo con l'Ariete. Anche se quella di ieri è stata una giornata un po' pesante, oggi potrete recuperare grazie alla luna favorevole. Inoltre la giornata di Ferragosto sarà interessante perché vi regalerà qualche conferma in più. Gli incontri sono favoriti. L'unica accortezza va tenuta in amore perché nell'ultimo periodo potreste aver esagerato con le critiche nei confronti degli altri. Perciò sarà meglio darvi una regolata. Toro. Questo è un momento che vi vede emotivamente molto forti e che vi fa venire voglia di mettervi in gioco dal punto di vista professionale. Ora volete seguire solo il vostro istinto. Poco importa se qualche scelta che fate non viene condivisa dalla famiglia. Il consiglio dell'oroscopo è comunque di fare solo il necessario tra stasera e giovedì e di conservare le energie. Gemelli. Questo è un oroscopo favorevole per voi dal punto di vista sentimentale, mentre non sembra così brillante per quanto riguarda il denaro e la professione. Favoriti quindi gli incontri, i sentimenti, gli accordi e le amicizie. Si può anche dar vita a qualche situazione interessante. Le prossime 48 ore vi vedono vincenti e sarà anche possibile manifestare i propri sentimenti a qualcuno. Godetevi appieno questo momento. Un cancro. Gli ultimi mesi hanno visto varie chiusure per voi, ad esempio tutte le situazioni che non valevano più. La colpa è di Saturno che vi pone sulla strada vari ostacoli da affrontare. Tuttavia vi basterà aspettare l'anno prossimo per vedere diminuire queste tensioni. Per il momento avete la sensazione di non ottenere tutto quello che meritereste o di non avere la fortuna che vorreste. In amore la tensione dipende dal fatto che vi pesano alcune responsabilità. Leone. L'unico neo che arriverà tra le giornate di oggi e giovedì a turbare un periodo eccezionale per voi sarà qualche possibile scontro con qualcuno. Il segreto sarà lasciarvi scivolare tutto addosso. Un suggerimento che l'oroscopo di Paolo Fox vi dà è quello di prendere eventuali scelte non prima di Ferragosto. Sarebbe meglio vivere questa giornata serenamente e senza rovinarla con pensieri inutili. C'è bisogno di un po' di pazienza in amore. Vergine. Questa seconda parte del mese è ideale per fare nuovi incontri. Chi ha una relazione stabile potrebbe convalidarla. Tuttavia, oltre all'amore, è importante che in questo periodo pensiate anche a grandi progetti di famiglia. L'unico calo lo registrerete nelle giornate di venerdì e sabato, ma in generale state vivendo un momento di importante costruzione. Perciò, tanto meglio se al vostro fianco avete la persona giusta. Bilancia. Gli ultimi mesi vi hanno affaticato molto e anche se molti bilancia hanno provato a sbloccare vecchie situazioni di lavoro, non è detto che ci siano sempre riusciti. È possibile inoltre che chi lavora alle dipendenze di qualcuno debba iniziare nuovi progetti o cercare qualcosa di diverso da un'altra parte. Anche chi è studente potrebbe adesso cercare nuovi riferimenti. Insomma, si sente che c'è della pressione, anche se sono in arrivo buone notizie. Scorpione.
Voi odiate essere tenuti all'oscuro di qualcosa o ascoltare menzogne. Un po' di confusione potrete registrarla proprio nelle giornate tra oggi e giovedì, che andrebbero perciò affrontate con molta cautela. Sul lavoro sarebbe preferibile cercare di superare eventuali problemi, ad esempio iniziando una nuova attività, anche se non è così semplice. Il suggerimento è di non fare le ore piccole. Sagittario. Quello che state vivendo adesso è davvero un momento importante e fortunato, perciò andrebbe sfruttato al meglio. Uscire di casa è fondamentale e non è un problema per voi, che siete spiriti liberi. Il vostro successo dipende infatti in buona parte dalle vostre conoscenze e dal fatto che siete sempre pronti a mettervi in gioco. L'oroscopo Paolo Fox vi consiglia solo un po' di prudenza in amore, perché non è consigliabile tenere il piede in due scarpe. Capricorno. Le giornate di oggi, domani e giovedì andranno affrontate con particolare cautela dal punto di vista professionale ed economico, poiché potreste dover affrontare qualche spesa in più. Sarà sufficiente limitarsi ad acquistare solo lo stretto necessario e fare attenzione a dove si conservano i propri soldi. Attenzione anche a non tuffarsi in proposte poco convenienti. Il suggerimento è quello di rimandare ogni cosa a venerdì. Acquario. Anche se adesso vi sentite piuttosto agitati, la situazione domani sarà migliore. Voi tendete a stare male ed avere voglia di libertà, quando altre persone vi costringono in qualche modo. Questo, tuttavia, non toglie che molto spesso siete proprio voi a crearvi dei blocchi e non gli altri, irrigidendovi sulle vostre posizioni. L'amore vedrà un miglioramento la settimana prossima. Pesci. Dovreste vivere al massimo questa settimana, ad esempio facendovi una vacanza o circondandovi di persone che vi piacciono. Ora è molto facile vivere situazioni nuove ed importanti. Quelle di venerdì e sabato saranno le giornate ideali per curare le relazioni con gli altri, mentre la prossima settimana sarà portatrice di qualche problematica in più. Potreste dover fare un po' di pulizia in questo momento nella vostra vita perché non tutte le persone con cui avete delle collaborazioni valgono.